Una stazione abbandonata. Un treno insanguinato. Un'entità che mi segue. E quella maledetta bambina, da dove cavolo è spuntata? E poi le cicale. Quelle maledette cicale. Quelle maledette cicale! Ciao ragazzi in gabbia e benvenuti sul treno fantasma. Abbiamo già visto dei giochi di Chillas Art. Li sto collezionando tutti. No, avete preso una tisana? Prendetevela, fidatevi, prendetevi una tisana. Adesso. Ora. In questo momento. Siete ancora qui? Prendete quella dannata tisana, vi servirà. Kensuke Tanaka, 42 anni, maschio, occupazione compagnia di vendita, tipo assicurazioni. Vendo folletti, vi vendo folletti, volete un folletto? Una volta, mamma mia, quanto mi arrivavano a casa a vendermi folletti. Comunque assicurazioni, 7 del 24. Siamo in una stazione. Paperino! Come ti hanno ridotto? Oh, i VTubers. Questo è preso da tipo VR chat, non lo so. E siamo in una bellissima sbrilluccicante stazione. Ancora un po' di tempo prima che io vada. Potrei fare la pausa sigaretta. Ah, la mia gola è tutta secca. Meglio che prendo qualcosa. Di solito poi adesso mi viene anche un certo languorino. Non voglio tenerlo durante il viaggio. Non so, tipo mal di stomaco. Non so se per la fame o perché devo prendere strane pastiglie. Io direi che ci dobbiamo muovere senza ma, senza però. I soliti bagni. Samarina! Buon samaritana! Usiamo il bagno così mi libero. E faccio la cagata colossale. Sapete che c'è una leggenda nelle stazioni tipo dei treni? Ci sono delle brutte leggende. Aspetta, c'è qualcuno qui? Ok, io senti... Ok, ok, ho fatto i bisogni. Non serve che mi mostri tutto quello schifo che ho combinato nel water, usciamo. Nulla, nessun mostro che mi ha tirato giù nel water mentre cagavo. Bene, almeno dei progressi. Comunque ti dicevo, lo sapete che praticamente in queste stazioni ci sono alcuni giapponesi che si sono buttati nei binari. Quindi ci sono i fantasmi. Intanto mi prendo anche da bere, così la mia gola può fumare altre sigarette, perché hey, il fumo fa bene. Io ho provato solo una volta la sigaretta nella mia vita. Ho fatto un tiro, mi ha fatto fastidio ai bronchi e ho smesso. Credo che tutti dovrebbero fare così. Ma chi è nonno Gabby per dirvi come vivere la vostra vita? A parte gli scherzi, quando arriva sto cacchio di treno? Cioè, io ho fatto tutto. E l'alea fumatori. Alea fumatori. Andiamo. Quindi qua, cioè tu, qua è l'aria per morire. Pre, già fumo, poi mi chiudo in uno stanzino, me la respiro tutta io. Questa è morte certa. Cioè, ma spiegatevi ragazzi, cos'è la cosa bella di fumare? Il fumo mi ricorda la sostanza di cui sono fatti i fantasmi. E questa cosa non mi piace. Comunque mi sono rilassato. Arriva! Arriva! Arigato, esaimas! Grazie! Ma questo è un gioco di Chillas Art. Io adesso mi aspetto cose toste. E qua sì che posso dire che sono le mie mosse di Wutta Judo. Devo andare nel mio posto preferito. Guarda quante pubblicità ci sono qua nei trenini giapponesi. Ok, dov'è il divanetto del secondo? Ma salve! Ma lei non mi ha rubato il posto? Salve signora. È la vecchietta con la faccia strana che prende sempre il treno in ritardo come me. Meglio che la lascio in pace. Sono stanco. E credo che anche lei sia stanca. Sì sì, grazie. E sei massa. Dove cacchio vado? Questo è il mio posto, no? Magari aspettiamo e andrà tutto bene. Ah, oh! Che schifo! Aspetta, ma la mia fermata non è appena passata? O è solo stata la mia immaginazione? Forse posso parlare con qualcuno per confermarlo. No, ragazzi, mi sono addormentato. Avevo pure i grilli in testa. Signora, la fermata! Hai visto quello che è successo? Sì, l'ho visto. Ma sono troppo stanca per farci qualcosa. Beh, buon per te. Ma quella era la mia fermata. Adesso devo prendere un taxi a casa. Dovrei parlare col conducente? Ah, che gentile. Sicuramente esausta. Ha fatto gli straordinari al lavoro. Lo vedo dai suoi occhi. No, no, va bene. Non posso permettertelo. Andrò io. Puoi stare qui a riposarti. Ok. Beh, fammi sapere se c'è qualcosa con cui posso aiutarti, caro. Ok. Ok. Tipica gentilezza fredda strana giapponese. Va bene, signori. Va bene. Andiamo allora. Ma questo è il coso del McDonald's? Ronald McDonald Horror nel mio treno? Se c'è Ronald McDonald c'è sicuramente qualcosa che non va. Chissà se tutte queste pubblicità le ha create Chillas Art.
Tipo a mano, ti immagini? È un lavoraccio. Ha le cicale! È il tizio delle cicale! What? Scappata? Tre scappate! Come? Guarda, io sono di fretta. Puoi spostarti, per favore? Scappate! Non sono in vena, signore. Non va bene. Quello che vuoi. Vuole le cicale. La cicale che era scappata. Quella che era in faccia a me si è fatto il pisolino e chissà cos'altro mi ha iniettato nel cervello. Ma sono enormi, che schifo. Prenditela tutta, ma... Come vuoi tu? Su un treno a cercare cicale. Se me l'avessero detto prima che partissi per questo strano viaggio... Eccone qua un'altra, ma dai! Cioè, veramente devo trovarle tutte in giro per il treno? Tra l'altro, lo sapete, l'ultima notizia? Hanno approvato la farina di grillo. State attenti in negozio ogni volta che guardate i prodotti. Io non trasto più niente. La farina di grillo... Oh, con quale ombra? Se c'è un'ombra qui... Oh, mamma! Ok... Ci sono cicale che vogliono entrare. No, 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 le tue sorelle no. Oh, gliele ho date tutte. È sparito. Ah no, si è spostato. Bzz, non sono in vena, vabbè. Si è spostato, signor macchinista. Che cosa succede qui? Ehi, ti serve qualcosa? Se mi serve qualcosa. Sì, voglio che il treno si fermi alla prossima fermata, ok? Ti sei dimenticato di fermarti a quella precedente. Oh, davvero? Mi dispiace davvero per l'inconveniente. Ti prepareremo una compensazione necessaria per aver sbagliato. Ah, che gentili, meglio di Trenitalia. Metti le tue informazioni qui. Ah, bene, ci ridaranno i soldi. Ah, comunque non ho le energie per rosicare a treni giapponi. Questa volta li perdono. Ah, non è che abbia voglia di andare a lavorare domani. Ma che sto facendo della mia vita? Ok, siamo... ce l'abbiamo fatta, siamo tornati a casa. 7 del 25. Ma siamo tornati qui, nella solita stazione? Beh, dopo tutto è mamma mia, ogni volta come ti acceca sta stazione? La mia solita routine. È sempre così. Vado alla stazione, cago alla stazione. Tipo, c'è il bagno. Potrei di nuovo entrare in uno di questi bagni. Ormai conosco quello che faccio. Entro nel cesso. Glielo intaso. E taso. Bene. Tiriamo l'acqua. Usciamo dal gabinetto. Nessun dorma. Nessun mostro. Nessun dorma. Mamma mia, cioè, tante persone che vogliono andare dove voglio andare anch'io. Mi sento veramente in compagnia. La chiamerei stazione fantasma. Davvero. Comunque, almeno ho lei. Colei che non mi abbandona mai. La mia amica sigaretta. Ah, che relax. Nella mia camera, ragazze. Ma sbaglio quella luce? Sì, devono fare qualcosa. Sto posto sta cadendo a pezzi, davvero. Mi raccomando, sempre dietro la linea gialla, signore. Se non volete fare una brutta fine e non tormentare voi questa stazione con il vostro spirito. No, 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 noi non facciamo queste cose. Se può l'entrare, se può il buccarsi. Signora pazza! C'è nessuno? È sempre là! Non certe cose non cambiano mai. È ancora qui. Non vorrei mentire, ma... C'è una parte di me che si sente al sicuro con lei qui. Forse dovrei parlarle. Boh, proviamo a parlarci. Magari ci darà... Ha una faccia un po' strana. Ma sento che il ghiaccio tra di noi si è rotto. Forse grazie all'incidente della scorsa notte. Tutto bene la scorsa notte? Sei riuscita a tornare a casa? Sì, sfortunatamente. In che senso? Se vuoi dirmelo, sono tutto ad orecchi. Ma non voglio parlare di nulla a questo punto. È troppo tardi. Guarda, non credo che ci sia nulla di male di parlare un po' dei propri problemi, signora. No! È troppo tardi! Mi dispiace. È stata dura. E non voglio parlarne. Per favore, perdonami. Ok. Beh, credo che tu mi abbia visto molte volte qui, ma... Sai, prendo sempre il treno a quest'ora. Quindi, ok, terrò questa cosa a mente. Questa signora è strana, si è arrabbiata per niente. Ha anche una faccia strana, tutta schiacciata. È un mostro, ve lo dico io. Ha qualcosa di molto strano. Ora mi posso sedere al mio solito posto e le cose andranno bene, vero? Ora mi addormenterò con cosa? Con un ragno in faccia? Spero di no. Spero davvero di no. Non ne ho... Oh, è un bambino in faccia, però. Che diavolo? Che cosa ci fa questa piccola bambina qui?
bambino non dovrebbe andare di notte in giro per il treno. Papà! Io non sono tuo padre. È vero, sei un po' diverso. Beh, è meglio che tu vada da tuo padre. Ok, però non ricordo dove sia mio padre. Stavo inseguendo una cicala che avevo visto alla finestra. E adesso ho troppa paura di tornare indietro da solo. Signore, puoi portarmi da papino? Ah, non posso lasciare qui un bambino da solo. Credo che non abbia nessuna scelta. Ah, stupidi bambini. Non vuole tanto bene i bambini questo qua. Ma devo sempre lavorare? Mai che posso stare tranquillo in questo treno. Guarda, siamo fortunati. Cioè, era un vagone più avanti tu. Moccioso! Signore, devo dirti una cosa! Che c'è? Mi sono dimenticato che faccia mio padre! Ma com'è possibile? Credo che sia perché assomiglia a tutte le persone di mezza età. Ecco perché pensavo che tu fossi mio padre. Credo che l'unico modo per trovarlo sia parlare con quelli che assomigliano a mio padre. Ok. Oh, signore, vabbè, tu assomigli a suo padre. Sono sicuro che non sei tu suo padre. Con qua... Non lo vuole... Mamma mia. Signore di mezza età, mi scusi? Mi scusi di importunarla. Per caso conosce questa bambina? Cosa? Non lo so. Ok, no, non ti conosce. Andiamo da altri. Troveremo un'altra persona che assomiglia a tuo padre. Cavolo, tutte persone di mezza età, tutte uguali. Ma aspetta, vediamo se ha la faccia uguale. Ma ti giuro, è lo stesso... Vabbè che tipo gli asiatici si assomigliano tutti, ma questi sono troppo simili. Mi scusi di importunarla, ma conosce per caso questa bambina? No, perché? Cerchi i suoi genitori? Sì, ha detto che era lì con suo padre. Oh, è raro per una giovane bambina d'essere qui da sola a quest'ora. Ma che problemi hanno i genitori questi giorni? Beh, buona fortuna. Oh, cavolo. Mamma mia, vi giuro, non l'ho rapita io comunque. L'ho trovato. Ecco, questo deve essere suo padre. Signore, sensei, maestro. Anche tu sei... Ma sono tutti Yotobi. Mi scusi di importunarla. Conosci questa bambina? No, non la conosco. Credevo che lei fosse suo padre. Guarda che l'ho vista dormire tutto il tempo vicino a te. Cosa? Questa è la cosa più strana che abbia mai sentito da un po'. Ah ah ah. Guarda che non c'è niente di divertente, strombolo. Credi che a me piaccia fare ste robe? Non l'ho scelta io questa cosa, ok? Oh! Tu che sei uguale a tutti gli altri, sicuramente tu. Mi scusi? Conosce questa bambina per caso? No. E... non parlarmi. Ma non può essere. Suo padre non è su questo treno. Magari l'ha lasciata qui da sola? Oh! 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 Bimba Monella! Torna indietro, che papino si arrabbia! Quale papino? Non lo so, magari suo padre è il pesce parlante che c'è... Oh, signori, avete visto? L'hai spaventata! Ah, mannaggia! Ma questa mi è sparita! Ma che succede in questo treno? Eh? Ma dove è andata? È dietro di me, what? Ah! Oh, la mia testa! Non capisco, le cicale... Le dannate cicale sono tutte intorno, sono fuori. È pieno di cicale fuori dal treno. Oh no, non può essere. Io non sono mai uscito dal treno, vero? Ronald, è tutta colpa tua. Oh! Oh! What the fuck? Che cacchio? Era un incubo. Eh? Questa è la mia fermata. Ma che cos'è stato? Ah, probabilmente era solo il vento. Davvero, non distingo i sogni dalla realtà a volte. Sono solo stressato. Sono solo... Oh, stress! 7 del 26. E dopo tutto quello che è successo, ho il coraggio di tornare in questa stazione maledetta. È la cicala. Cicala, cicala, cicala. Mi cago addosso. Vediamola. Non so se tipo tra un po' arriva un mostro. Fammi uscire. Oh, c'è qualcuno qui. C'è qualcuno qui. È qui davanti. Sì? È occupato. Oh, ok, forse cercava solo il water. Ok, posso andare. Oh, meno male. Che paura, pensavo fosse un fantasma o un serial killer. Vediamo chi è. È entrato qua dentro? Beh, lasciamolo fare i suoi bisogni in pace, ragazzi. Era solo una persona che voleva il bagno. Sapete, non sono abituato in questa stazione. Non c'è mai nessuno, come potete vedere.
non so, per un attimo ho avuto paura. Ma il Giappone è proprio strano. Vabbè. Una sigaretta mi toglierà un po' di stress, no? Camera a gas. È un miracolo che sia ancora vivo con tutto il fumo che ho ingoiato. Scusate il raschino del fumo. Sniffalo come... Oh, aspetta. Ma c'è qualcuno lì! Ehi! La vedete anche voi? È mai in mezzo ai binari? Ai, ferma, fermi, fermi. È saltata. È saltata la... No, 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 no. Secondo me qualcuno si è suicidato in questa stazione. È una stazione maledetta giapponese. Le peggiori. Ecco, linea gialla che non voglio far la fine di quel maledetto fantasma. Ok. No, è lo stress. Come vi dico sempre, lo stress mi fa vedere cose strane. Andiamo, dai, su. E il treno per la fermata del Prato delle Cicale. Cos'è? Tipo il magico sensei che ti salva. Ah, che i nonni vanno sempre fatti sedere. Messi su un trespolo d'argento, è vero. Ma è tutto più buio, sbaglio. Non so. Boh, è tutto strano qui, vero? Eh? Questa volta non c'è la signora? Va bene, gli rubo il posto. È inutile. Cioè, è chiuso. Era chiuso. Non potevo andare. Ma robe da pazzi. Questa volta con cosa mi sveglio? Con un vampiro? Oh! Oh! Che succede? Sono svenuto? C'è qualcosa di estremamente sbagliato in questo treno. Ma che cos'è? Cosa sono, le 2 di mattina? Dovremmo essere già arrivati a quest'ora. Devo parlare col conducente. E questa volta non gliela faccio passare liscia. Ti spiezzo in due. Adesso si sono aperte. Ah, adesso si sono aperte, eh? Io non ci posso credere. A me. A me. A Serga Bibbi 16 bit vi siete messi contro. Questa volta mi devi spiegare, benedetto figliolo. Ma questo treno non me la racconta giusta. Ma questo treno ve l'ho detto che c'è un problema. Ehi. Oh. Dai. Stupido conduttore. No, ma non si apre. Oh. Oh. Tu che cosa ci fai qui? Chi sei? Cosa c'è? Cosa c'è? Ma non vedi che il treno si comporta in modo strano? Ho provato ad andare dal conducente, ma la porta è chiusa. Come riesci a stare così calma? Che cosa senti? Eh? Cosa? Io posso aiutarti solo se riesci a sentire le voci del mondo naturale anche durante una crisi. Quindi per piacere, dimmi. Che crisi? Che co... In che tipo di ordine le senti? Cosa mi sta dicendo? Oh, sento un suono. Ok, ogni vagone ha un suono diverso, devo trovarli tutti. Mare. Mare, quindi prima era campana. Festival mare, campana, festival mare. Campana, festival mare, cicale. Foresta. Ok, ogni vagone ha dei suoni e io devo trovarli tutti. Il primo era la foresta. Il secondo, ora vedo. Allora. Ok, ok, ok. Allora, il primo è foresta. Il secondo è tempio. Il terzo è Summer Festival. Il quarto è mare. E il quinto è cicale. Hai sentito veramente le voci del mondo naturale. Quindi l'altro mondo mi ha permesso di darti un aiutante. Arriverà presto. Quando parlerai con l'aiutante, il treno si fermerà. Che cosa? Oh, 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 oh. E adesso che svengo di nuovo. Ma che cosa ho vissuto? Signora? Che cosa c'è in queste scatole? Loro sono i miei bambini. Lo sai, io amo i gatti. Guarda che gli animalisti d'oggi ti prenderebbero sprangate in muso perché tieni i gattini nelle scatole. Ma valla a vedere te, ma cos'è sta roba? Sono ancora solo? Dovrebbe arrivare l'aiutante. Forse lui l'aiutante. Signore? Lei è il mio aiutante? Signore col bastone. Sei per caso l'aiutante? Ma di che cosa stai parlando, giovanotto? Chi sei? Aspetta un secondo, io ti conosco. Eri uno dei bulletti che veniva alle superiori con me. Ah, non cambi mai.
Ah, Mr. Shimizu, che nostalgia. Questo signore mi ha salvato perché una volta volevo buttarmi fuori dalla scuola. Ah, senza di lui non sarei nella posizione in cui sarei ora nella mia compagnia. Ma Mr. Shizumi, che ci fai qui? Beh, mio hobby è prendere l'ultimo treno della giornata prima di andare a letto. Ah, sei un proprio strano. Comunque adesso non è un tempo di una riunione. Senti, signore, questo treno non si ferma da ore e ho paura che questo treno non si fermerà mai. C'è qualcosa che posso fare? Ah, capisco. Ok, ascoltami bene, bambino. Tu devi uscire da questo treno prima che arrivi alla fine. La mia destinazione è alla fine e credimi, tu non vuoi andare lì. Ci sono 3 fermate dove puoi uscire, anche se devi scegliere quella giusta. Ci sarà una melodia che suonerà ad ogni fermata. Quando sentirai lo stesso suono che hai sentito alla stazione Natale, esci. Altrimenti non riuscirò ad aiutarti dopo. Quindi attento, mio giovane amico. Ma che cacchio sta a dire questo? Ma sono tutti uno più truccato dell'altro. Io e la mia addiction di sigarette non sono niente. Non devo uscire, non è il suono. No, non è il suono. Devo sentire il suono giusto. Non è la stessa stazione. Abbiamo appena passato una stazione, ma non era la stessa stazione di prima. Devo scendere alla stazione giusta. E se sbaglio? Morto. Qua c'è il conducente che non mi caga. È lì che va avanti. No, non è questa. Non è questa, no. È l'ultima, secondo me. È l'ultima. O scendo o sono morto adesso. Io scendo adesso, frega niente. Sì, è questa, mi pare questo. Sì, è questo, io vado. Frega niente. Fatto bene? 8 del 06. Ho sbagliato. Oh, salve signore. Tu sei il tizio della stazione? Posso andare? Eh? Ah, sembra che la tua carta non si possa più leggere. Ma ieri funzionava. Puoi lasciarmi andare questa volta? Non voglio perdere il treno. Dammela qui. Non provare a passare. Se la tua carta non funziona, è meglio che prendi il biglietto. Non puoi aiutarmi a prendere una nuova carta? Non posso. Lo puoi fare solo di giorno. E non posso aiutarti adesso. Ma che balle. Allora torno a casa. Posso uscire? Posso uscire, guarda. Potrei uscire, andarmene, lasciare questo posto per sempre, fregarmene. Però mi sono fermato al posto giusto, credo. Credo. E siamo tutti contenti. Compro un biglietto? Sì. A posto. Che paura, ma... L'importante è avercela fatta. Per fortuna avevo dei soldini e non dovevo cercarli tipo nei tombini, perché normalmente Cilla Sarte ti manda a cercarli lì. E adesso non c'è più. Vabbè, l'importante è avere il biglietto, guarda. Ma vallo a capire. Sì, era la giusta fermata comunque, sennò sarei morto male. Questa volta non so se voglio andare al cesso, dato che ogni volta che ci vado... Oh, wow, wow, wow. Wow! Vabbè, vado a controllare. Devo controllare. Oh! Oh, no, 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 no! No, no, no! No! No, 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 no! No, no, ok, me la sono già fatta nei pantaloni, non c'è bisogno. Non c'è bisogno che vada in... No, ho perso completamente... Treno? Oh, no. Oh, mi sta seguendo? Mi sta seguendo! Ehi, 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 ehi! Bambina psicopatica! È stata la bambina. Mi sta seguendo. Treno! È ancora lì lei! Fammi andare! Fammi andare! Fammi andare, porca trota! Oh, wow, 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 wow! Ma perché ci sono tornato? Ma dopo tutte le brutte esperienze cambia compagnia, prendi un aereo piuttosto. Anche per fare 5 metri lo prenderei io. Ma mai più un treno del genere. Ma siamo pazzi. E mi siedo ancora nel punto maledetto. Non hai imparato la lezione che questo posto è sfigato? E andrebbe preso un posto migliore? Ah, certe cose non cambiano mai. Ma benedetto figliuolo.
Alzati e cammina. Ma mi stai prendendo in giro? Di nuovo ho saltato la stazione. Non è più divertente. Adesso spacco il finestrino, adesso spacco tutto. Adesso spacco tutto, adesso mi sente. Adesso guarda, prendo a sparangate qualsiasi cosa. Non devo tornare. Va bene, mi assicurerò che non tornerà neanche lui però adesso. Una volta va bene, due volte. Ma tre, no. Ok che non c'è due senza tre, ma questa volta no. Dovete rimborsarmi a milioni proprio. Ma non c'è il macchinista. What? Proviamo ad operare il treno. Ci penso io. Dato che non c'è il macchinista, lo fermo io. Il treno non risponde ai miei comandi. Ma c'è un buco. Ha bisogno di una chiave. Oh melma. Ed è chiuso. E non ho la chiave. Ma che mi stai dicendo? No, no. E sento, sento un treno. Sta arrivando un treno. La bambina! No! No! I passeggeri! Tutto sporco di sangue! Oh, melma! Tutti morti! La signora! Quella che era sul treno! Tutti morti! Cos'è questo? Le chiavi? No, è il giratondo della bambina. È quello che aveva in mano lei. Allora è davvero morta. Anche il signore, quello delle cicale. Sono tutti morti in un incidente? Cioè, ma non è che prendere sotto una bambina fa deragliare il treno? Come sono morti tutti? Come cavolo? Ci sono bottiglie e tutti i loro oggetti. Ci sono vari oggetti qui per terra. Oh, melma. Sto camminando sul sangue. Salve. Anche il vecchietto. Il suo ultimo viaggio. Ho trovato la gabbietta delle cicale. Vuota. Tu avevi la bottiglia di birra. Perché ognuno aveva il suo oggetto. Forse devo metterli su ogni posto. Tipo le scarpe dalla signora. No? Ah sì. Devo mettergli le scarpe. Devono essere nel punto giusto. Ho capito. Il tizio della bevanda. Devo mettergli la birra di fronte a lui. Sì. Poi al signore delle cicale. Devo mettergli ovviamente le cicale. Qua c'è la bambina. Devo mettere la roba della bambina. Sì. E infine il bastone. Sì. Basta sbattere. Eccotelo qua. Li ho messi tutti. Eh? Che succede? Ho sentito un rumore. C'è qualcuno qui. Ehi. Wow! Oh, fermi, fermi. Ehi, ehi. Ehi. No, 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 è la bambina. Oh! No! No, 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 no. Melma, 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 chiudila. Puoi attraversare le porte? Puoi attraversare le porte? Sì! Ne può attraversare. Ok, 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 ok. Ok, dai. Non è la cosa più spaventosa del mondo. È abbastanza lenta. Aiuto. Per fortuna mi sono allontanato previdentemente, sapendo che sarebbe arrivato un cacchio di mostro. Però è lenta come la fame. Nulla a che vedere con i nuovi horror di Chillasart. Ho anche il tempo di farmi una birra volendo. Oh, posso uscire? Si è aperto. Ma meno male. Mai più sto treno maledetto. E dove mi ha lasciato adesso? In mezzo a nulla. Kisaragi. Dopo lo cerco su Wikipedia. È il vecchio, è tornato. Sembra che tu ce l'abbia fatta. Questo non è un posto per te. Hai bisogno di un passaggio a casa. Ma io non ho una casa. Non preoccuparti. Chiama a casa. Loro sapranno dove prenderti. Chiamali ora prima di perderti nei binari.
Ma che cosa sta dicendo? Questa è proprio una città fantasma, mi sa. Però sembra quasi una città normale. Ma che cavolo? Ma è tipo un... ha uno so che di... ha uno so che di paranormale. Sto davvero seguendo i binari? Non so se sia una buona idea camminare in mezzo ai binari. Magari se mi sposto un po' più in là. No, c'è una cavolo... c'è un cavolo di telefono in mezzo alla strada. Ok, vediamo cosa devo fare. Questa cabina telefonica accetta solo 10 e 100 yen. Io ho 10 e 50 yen. Ho solo una possibilità. Taxi. Amico. Capo. Collega. Stazione in servizio. Io dovrei chiamare un amico perché lui ha detto casa. Quindi la cosa più vicino a casa tra tutte queste cose è un amico. Proviamo un amico. Proviamo. Salve. Ehi, sei ciao? Sono io, Kensuke. Oh, Ken, mi ricordo di te. Ciao, è stato un ottimo amico alle scuole elementari. Il suo vero nome è Shashima Uta. Mi piace come persona. Pieno di energia, si preoccupa. E tutte le cose che vuoi. Perché mi hai chiamato? Mi stavi pensando? Sai che stavo guardando la TV e c'erano delle rare cicale o qualcosa del genere? Cicale? Non mi piacciono tanto le cicale. Mi ricordo uno studente che le portava sempre a scuola. Quando eravamo in sesta, il bambino portava sempre le cicale in una scatolina. Posso capire qualche ape, ma le cicale sono così rumorose e noiose. Oh, e a proposito di quel ragazzo con quella scatoletta di cicale, io mi ricordo che tu le uccidevi tutte durante la ricreazione. Era un po' crudele, non pensi? No, aspetta. Lo sai che Daishi ci piangeva tanto per quella roba? Ad essere onesto, mi facevi un po' paura un po' di tempo fa. Ma non più. Sono contento che non l'abbia presa seriamente. Sa, non ero un bravo ragazzo a quei tempi. Ma adesso non è importante. Devo chiedergli di prendermi. Ehi, io ho bisogno di... ha messo giù. E che cosa farò adesso? Non ho più soldi. Credo di non avere altra scelta che camminare sui binari. Ma quanto ci metterò? Oh cavolo. No, morirò male. Mi prenderò sotto un treno. No. Perché? Non dovevo... cioè, cosa dovevo chiamare? Casa, mi ha detto. Chiama casa, ma io non ho una casa. Sembra che io non abbia nessun amico. E i pochi amici che ho mi odiano perché facevo il bullo a scuola. Salve. Oh Melma. Mi sono perso nella stazione. What? No, dai, ci deve essere un'altra. Questa volta... ah, si può chiamare a casa. Non l'avevo visto. Oh, mi ha detto di chiamare a casa. Vabbè, adesso vediamo cosa succede. Prenderemo la good ending. Devo seguire quello che mi ha detto Mr. Shimizu. Sì, pronto? Cosa? Non riesco a credere che qualcuno abbia risposto. Ma chi potrebbe essere? Salve, chi è? Questa voce. Conosco questa voce. Non ho dubbi. Ma è mia moglie. Ma com'è possibile? Ho chiamato molte volte questo numero, sperando che qualcuno rispondesse. Ma nessuno ha mai risposto. Mi scusi? Devo sbrigarmi. Ho pochi secondi prima che un minuto passi. Eiko, quando sei arrivato a casa? Ti stavo cercando da quando te ne sei andato. È difficile trattenere le lacrime. Comunque, ora è il momento. Kensuke, dove sei? Kisaragi, mi trovo a Kisaragi. La stazione di Kisaragi? No, non dirmelo. Che cosa intendi? Che cosa hai fatto? Quindi... anche tu. So esattamente dove sei. Rimani lì. Sarò lì molto presto. Che cosa vuol dire? Arriva... e come arriva? Con un treno? Devo rimanere? Questa volta? Niente fantasmi. Assassini. Ehi. Oh! È arrivata! Non so come abbia fatto, ma è arrivata. Sì! Mogliettina! Vai! Ah, bene! Ce l'abbiamo fatta!
Ah, signore, che ansia. Che bello, che bello. Quindi? Non riuscivo a credere ai miei occhi. Era l'auto di mia moglie. Non era cambiata. L'ho presa tra le mie braccia e ho pianto. Le ho detto sono così felice, dandomi pacche sulla spalla. Gli ho tenuto la mano e siamo andati in macchina. Sei arrivato presto? Ha detto mentre guidava. Non ho capito cosa intendesse, ma non importava. Tutto quello che importava è che potevo rivederla. Non abbiamo parlato molto durante il viaggio. C'era così tanto da chiedere, ma anche così tanto da dire. Ero felice di avere lei al mio fianco. E dopodiché siamo arrivati a casa. Lei mi ha lasciato davanti al mio appartamento e mi ha aperto la porta. E io l'ho riguardata, contento di poterla invitare. Ma poi è sparita, senza fare un singolo rumore. E io di nuovo sono tornato a vivere la mia vita come un tizio che vendeva folletti. Mi chiedo ogni notte se riuscirò a rivedere mia moglie di nuovo. No, ma è lei che è morta, mi sa. Forse era anche la signora del treno. Non ci credo. Non è che magari la signora del treno era lei e che io cercavo di andare nel treno per ritrovare mia moglie. Devo capire cosa è successo alla stazione, perché questa è una storia vera forse, o comunque di una leggenda giapponese, di ciò che è successo ad una stazione. No, adesso devo saperlo, adesso devo vedere. Allora, la leggenda urbana è di una persona che ha detto di essersi persa in questa stazione, che è successa un po' un'esperienza simile al nostro protagonista del treno. E poi si è ritrovata in questa stazione che non esiste praticamente. E dopodiché è arrivata una persona strana a prenderla e la stava portando in mezzo alle montagne. Ma lei ha capito che non è una persona per bene, ha deciso di scappare. Ma poi tipo il telefono, la batteria del suo telefono si è scaricata ed e non si sa più niente della storia, perché la postava online nel frattempo che succedeva. Cioè lei scriveva con l'internet del telefono. Una cosa strana, sicuramente forse una boiata, però è inquietante. Il gioco non è come quelli vecchi o quelli nuovi, perché questo è un gioco vecchio di Chilasart. Quindi si vede che, insomma, non è proprio il miglior gioco che abbia mai fatto lei. Mi sono piaciuti più gli altri, ma comunque aveva un suo perché. Alcuni spaventi li ho anche presi e il setting era comunque interessante. Mi sono sempre piaciuti i giochi sulle stazioni abbandonate. Poteva uscire un po' meglio, certamente, ma dai, è uno dei primi giochi di Chilasart. Diamogli questo. Mi sono divertito, fatemi sapere cosa ne pensate, le vostre teorie al riguardo di quello che è successo, perché non ho capito tutto molto bene della bambina, perché siano morti tutti e come siano morti, questo non viene spiegato molto bene. Se voi avete preso qualcosa di più, fatemelo sapere. Anche il tizio nel bagno, non so, era solo lì per mettermi ansia probabilmente. E niente, divertente comunque per il resto, vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo a prossimi giochi spaventosi che ci inquieteranno. Ciao ragazzi!